Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità 2023-2024 e del rischio di un atto unilaterale del Ministero per la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e dunque la partenza della procedura di mobilità, diciamo contrariamente a quanto vogliono i sindacati, cioè arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto e poi pubblicare l'ordinanza ministeriale. Vediamo di dare delle risposte a delle domande dei nostri telespettatori. Prima domanda: cosa sta accadendo tra Ministero di Istruzione del Merito e sindacati per quanto riguarda la mobilità 2023-2024? Appunto, come abbiamo appena detto, all'orizzonte si sta prospettando una rottura tra sindacati e Ministero dell'Istruzione e Amministrazione sulla mobilità appunto 2023-2024, con il Ministero dell'Istruzione e del Merito che vorrebbe già pubblicare l'ordinanza ministeriale della mobilità già la prossima settimana e comunque entro i prossimi 15 giorni, per far partire il primo step della mobilità per tutti coloro che non si trovano in situazione di vincolo triennale. Successivamente il Ministero sarebbe disponibile alla riapertura dei termini della mobilità per coloro che attualmente sono bloccati. Per i sindacati, questo atto unilaterale del Ministero è inaccettabile e andrebbe a creare una rottura anche per il rinnovo del contratto di mobilità 2022-2025. Seconda domanda: i docenti neoassunti dell'anno scolastico 2021-2022 e quelli del 2022-2023 potranno fare domanda di mobilità 23-24? Allora, purtroppo la questione è ancora molto controversa, come stavamo dicendo, e non facilmente risolvibile. C'è una distanza, diciamo, importante tra la proposta sindacale e invece quella dell'amministrazione. Per adesso il Ministero del Merito avrebbe deciso di non consentire la presentazione della domanda di mobilità a queste categorie di docenti sottoposti al vincolo triennale. Tale presentazione potrebbe avvenire in un secondo tempo, con la riapertura dei termini di mobilità, qualora fosse prevista una deroga per l'anno scolastico 2023-2024. Per interpretazione sindacale del DL 36 del 2022, i docenti assunti nel 2021-22 e 22-23 a tempo indeterminato, si intende, potrebbero invece partecipare alla mobilità 2023-2024 perché non più soggetti al vincolo triennale. Ma l'amministrazione, come dicevamo prima, con un atto unilaterale, non consentirà in questa fase la presentazione della domanda per questa categoria di docenti. Terza e ultima domanda: quali saranno i tempi per la presentazione della mobilità 2023-2024? Se realmente il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicherà l'OM per la mobilità nella prossima settimana, l'avvio della procedura della mobilità 2023-2024 si avrà con la presentazione delle domande dei docenti da fine febbraio entro la prima decina di marzo. A ruota la presentazione per il personale ATA, con esiti finali che si andranno a essere pubblicati, che andranno a essere pubblicati per la metà del mese di maggio per i docenti e per la fine del mese di maggio o inizi di giugno per il personale ATA. Speriamo che le risposte date siano di utilità a tutti i nostri telespettatori. Vi rimandiamo a dirette sulla mobilità che saranno fatte, dunque seguiteci nei nostri canali social Facebook e YouTube perché tratteremo in questo periodo tanto sulla mobilità 2023-2024. Arrivederci a tutti.